È appena terminata Genova Calcio Cairese con la vittoria degli ospiti per 3-2. Genova Calcio in vantaggio per 2-0, poi forse si è un po' spenta la squadra. No, non credo si sia spenta la squadra. Credo che la Cairese abbia giocato molto meglio, abbia corso di più, con più determinazione, ha vinto tutti i duelli, ha creato un sacco di palle gol, per cui ha vinto meritatamente. Noi abbiamo perso in maniera meritata questa volta. Ecco, Beppe, ho visto poco gioco sulle fasce, merito della Cairese o qualche mancanza da parte di Genova Calcio? Io non ho visto gioco né sulle fasce, né davanti né dietro, né nessuna parte. Le fasce sono una parte del campo, se giochi dalle altre parti poi la muovi. Oggi credo che comunque la prestazione è una prestazione pessima che si sposa alla partita di domenica col Varazze, che io ho detto che abbiamo giocato malissimo e mentalmente stavamo facendo un passo indietro rispetto alla battaglia di Coppa e alla partita con l'Albero. E purtroppo la situazione è questa, le motivazioni io le so, non le posso dire perché non mi pare corretto parlare ora, ma parleremo nel nostro spogliatoio e parleremo anche in società. Però oggi bisogna fare un plauso a chi ha vinto, perché oggi chi ha vinto meritatamente, combattendo di più, con una mentalità diversa, con una fame diversa, con una voglia di vincere e con una qualità nettamente superiore alla nostra. Io ho visto una Cairese molto forte, tu mi sembra che me lo confermi, quindi appuntamento alla prossima partita da Lazio. Grazie Maurizio. Grazie a te Beppe. Ho visto una Cairese molto forte.